Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Come avrete visto dall'intro, oggi dipingiamo dei capelli biondi, molto chiari, tipicamente nordici. Proveremo lo stesso effetto su una miniatura maschile e su una femminile, ma prima di tutto partiamo stendendo il colore base. Scegliamo un marrone abbastanza freddo, in modo da creare una base più scura per i nostri capelli biondi. Una volta creata una base uniforme, dobbiamo preoccuparci di dare volume a questi capelli. Prendiamo quindi un pennello più sottile e andiamo a creare delle tonalità più chiare. Utilizziamo un colore come l'avorio per andare a creare tonalità più chiare partendo dal marrone di partenza. Andiamo a creare quindi due tonalità più chiare, una leggermente più scura con più marrone che avorio e una più chiara ovviamente con più avorio, ma in quest'ultima andremo ad aggiungere anche del giallo tenue. In questo modo riusciremo a creare anche un gradevole riflesso giallo sull'intera capigliatura, ma senza fare quell'errore molto comune di utilizzare il giallo come colore di base per i capelli biondi, soprattutto quando si tratta di capelli con questa gradazione di biondo molto chiaro. Nei punti che ci sembrano più sporgenti aggiungiamo più volume, mentre invece i punti più nascosti e quelli più vicini all'attaccatura non facciamo altro che lasciarli scuri con il primo colore che abbiamo utilizzato. In questo modo non avremo bisogno di utilizzare lo shade, dato che avremo già nei nostri recessi il colore più scuro. A questo punto siamo pronti per illuminare ulteriormente i capelli e andiamo a utilizzare quel colore leggermente giallognolo che abbiamo fatto prima. A questo punto io vi consiglio di cambiare pennello e di usarne uno più sottile. Se ve la sentite di utilizzare ancora quello di prima, ben venga, l'importante è che la punta sia ben precisa. Seguiamo un po' la falsariga di quello che abbiamo fatto prima, semplicemente andiamo a restringere ulteriormente la zona colpita. Riduciamo il volume di quello che abbiamo segnato prima e tralasciamo alcuni punti un pochino più in ombra. In questo modo risulteranno comunque in evidenza grazie al fatto che abbiamo utilizzato il colore appena precedente, ma non saranno illuminati come appaiono gli altri, dato che non andremo a illuminarli ulteriormente. Dove ci sono magari delle curve o delle onde, come in questo caso, è bene illuminare la parte iniziale e magari la parte finale, tralasciando la parte centrale. In questo modo riusciremo a dare ancora di più il senso di un'onda. Dove ci sembra che lo stacco sia troppo netto, possiamo utilizzare anche il colore appena precedente, leggermente diluito. In questo modo andiamo ad affievolire un po' di più lo stacco tra un colore e l'altro e rendere più morbido il passaggio. Utilizziamo un pennello più sottile e andiamo a mettere in evidenza i singoli capelli, in modo credibile e preciso, in modo da dare più definizione a dei capelli che di base sono semplicemente divisi in ciocche. Ovviamente i punti più in vista saranno quelli da illuminare, mentre quelli più in ombra andranno lasciati allo step precedente. Arriviamo quindi all'ultimo passaggio nel quale utilizziamo l'avorio puro. In questo caso andiamo a estremizzare quanto fatto prima, creando quei riflessi molto netti che si vedono vedendo dei capelli sotto una fonte di luce.
Questi riflessi non si creeranno sull'intera parte esposta sotto la luce, ma solo in alcuni punti. Dobbiamo individuare di ogni zona la parte più voluminosa e mettere in evidenza solo quella. In questo passaggio è importante essere molto precisi con il pennello. In questo modo non sembreranno più delle ciocche, ma riusciremo a dare una maggiore definizione e dare l'impressione che siano singoli capelli. Nel frattempo, vi ricordo che se non volete perdervi i prossimi tutorial, vi invito a iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche, in modo da essere sempre aggiornati sulle uscite. A questo punto vedete il risultato finale dopo che ho colorato anche il viso. Ma ora passiamo alla miniatura maschile, quindi la base sarà il marrone freddo che abbiamo utilizzato all'inizio. In questo caso lo utilizziamo anche per le fitte sopracciglia e per la barba. Lasciamo asciugare e siamo pronti al passaggio successivo. In questo caso, dato che aveva delle ciocche molto definite, ho assecondato fin da subito la forma di queste ciocche con un pennello un po' più sottile. Possiamo fare un passaggio singolo o anche due passaggi con il marrone più chiaro, quello che all'interno ha del giallo. La seconda volta risulterà sicuramente più brillante, più coprente e darà modo di creare già due effetti diversi anche solo con un unico colore. Ovviamente nelle parti più esposte e più visibili andrà intensificato. Utilizziamo lo stesso procedimento ovviamente anche sulla barba. Arriviamo quindi all'ultimo passaggio dove anche qui con il pennello molto sottile cerchiamo di creare delle linee molto precise che assecondino la forma della capigliatura. Se vogliamo dare l'illusione che tra una striscia e l'altra di capelli i capelli siano rasati, non dovremo fare altro che utilizzare il colore di base molto leggero, come una velatura sottile, scaricare quasi completamente il pennello in modo da avere pochissimo colore sulla punta e andare semplicemente a passare questo colore tra una linea e l'altra. Si creerà un colore quasi impercettibile, ma che otticamente lo staccherà dalla carnagione e renderà il tutto più credibile. Questo quindi è il risultato finito, ovviamente rifinito solo per quanto riguarda viso e capelli, e spero davvero che vi sia stato utile. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io come sempre vi do appuntamento al prossimo video, ma fino ad allora siate creativi!